guarda, capo mamma me. Ah! Stato Quotidiano, siamo in Piazza del Popolo Manfredonia con Gigi Foglia, titolare del negozio Benetton qui del centro. Da pochi giorni sono state montate e vediamo delle tende in piazza che vanno a sovrapporsi, diciamo, a quelle che sono le vetrine del negozio, queste stesse tende che erano già presenti in Piazza del Popolo, in Piazza Duomo. Vuole raccontarci questa vicenda? Allora, contesto lo scempio che è stato fatto in questa piazza con questa tendopoli che fino a qualche giorno fa non c'era. È stato messo un presepe bellissimo, ma è stato oscurato da qualche tutta giorno fa stava questo presepe, cioè c'è ancora presepe e c'è ancora, ma è stato oscurato da queste tende oscene vogliono rappresentare un mercatino di Natale che tutto può essere fuorché mercatino. Perché cosa contesta di questo? Perché praticamente parte dalla merceologia, dai panzerotti al salame, alla mortadella, alle provole, ma di Natale c'è ben poco. Vini, liquori, questa è la merceologia, quindi non si può parlare di mercatino di Natale. Allora, innanzitutto un problema di merceologia, dopo interessiamo anche la signora. Sì, allora, al di là degli articoli che vengono venduti, io inviterei la popolazione di Manfredonia a venire in piazza e a verificare che quella che fino a qualche giorno fa era un bel salotto natalizio, una bella piazza pulita con un presepe stupendo. Oggi, contornato questo presepe da una tendopoli che vorrebbe essere un mercatino di Natale, ma secondo me è un mercato settimanale. Allora, se qualcuno ritiene che tutto ciò sia bello, allora insomma con l'estetica siamo molto lontani, con la bellezza siamo molto lontani e basta, insomma io ritengo che dovremmo ritornare almeno a ripristinare questa piazza togliendo questa tendopoli, al di là della bontà del progetto, dell'iniziativa, che poteva essere sicuramente realizzato in maniera diversa, più sobria, attenendosi a quella che era l'estetica di questa piazza fino a qualche giorno fa. Vogliamo dare delle soluzioni e poi chiedervi soprattutto se avete parlato con qualcuno del comune, visto che c'è stata un'autorizzazione, cosa vi abbiamo Allora, detto i senta, responsabili? io, allora, quando si fanno certe cose non si interpella mai nessuno, perché si fanno, punto e basta. Noi, al di là del fatto che sono state oscurate le nostre vetrine, tra l'altro addobbate a Natale, quindi comunque sono stati fatti degli investimenti da parte nostra, non si interpella mai nessuno, le cose si fanno, punto e basta, e questi sono i risultati. Non abbiamo Ora, chiesto pareri, nulla. assolutamente no, non ci hanno chiesto pareri, hanno semplicemente allestito queste tendopoli orrende e sinceramente, insomma, gradirei sapere se a qualcuno piace tutto quello che è stato fatto. Punto. Questi rimarranno fino a domenica 23, quindi Diciamo, così ci hanno detto, fino a domenica quindi 23, in buona che sostanza sono fino a praticamente Natale. i 3-4 giorni più importanti dell'anno. Fatto questo non so più cosa c'è. Tornerà alla piazza di prima, ma ormai è passato Natale. Vogliamo fare un appello finale, augurare anche buon Natale da parte del Benetton di Manfredonia. Ma sì, noi auguriamo buon Natale, auguriamo delle festività tranquille, serene. Insomma, questo è sempre l'augurio che ci facciamo tutti. Ci auguriamo che insomma, qualcun altro, prima di prendere iniziative di tal genere, insomma, rispetti anche chi ci sta invece 365 giorni all'anno e che quindi con gli investimenti, nonostante i tempi correnti, insomma, riesce a dare un minimo di lustro al nostro paese. Ringraziando i referenti del negozio Benetton qui a Manfredonia, buongiorno al Signore di Stato, grazie.
Siamo con Salvatore, qui che ha deciso di non avere riprese, titolare del Ritz, del bar Ritz Manfredonia. Dunque, cosa ne pensa di queste, hanno montato qui queste tende nella Piazza del Popolo? Allora, niente, io prima di tutto vorrei dire che per l'ennesima volta l'amministrazione comunale si è preposta a fare questa manifestazione senza chiedere consiglio a noi che abbiamo un'attività commerciale qui in piazza, perché ci sono 3-4 attività in piazza, per l'ennesima volta senza chiedere consenso a noi si presentano qui con una baraccopoli, perché secondo me non è né un mercatino di Natale né niente, quindi solamente tende. Per lo più queste tende sono state montate in un modo disordinato, in quanto ci hanno fatto, a me personalmente mi hanno chiuso tutto, non si vede neanche il bar. Altri colleghi la stessa cosa, quindi ci hanno veramente blindato all'interno di questa piazza. Già veniamo da un anno e mezzo di una piazza che per fare dei lavori ci sono voluti un anno e mezzo. Qualcuno ha contestato, non è bello questa tendopoli che hanno messo qualche commerciante dietro. Cosa ne pensa lì? Guardi, essendo un mercatino, sono belle cose da vedere in una città, in un paese, quindi sono mercatini che vengono fatti in tutta Italia, quindi non penso che ci sia niente di male a farlo in un centro a Manfredonia. E per questi commercianti che avete alle spalle voi? Purtroppo evidentemente non sono commercianti, perché essendo in un periodo di crisi dobbiamo lavorare tutti. Quindi comunque non è vero che sia una tendopoli, che i mercati di Natale vanno fatti diversamente? Guardi, se si guarda intorno può vederlo lei con i suoi occhi, non penso che sia una tendopoli, sono artigiani che fanno il loro mestiere, mettono a disposizione del pubblico il loro... tutto quello che produco. Lei come si chiama, da dove viene? Umbria, provincia di Perugia. Va bene, si chiama? Flor Antonio, ve l'ho detto prima. Perfetto, grazie, buongiorno, salve. Floriana? Io penso che comunque è una cosa che avviene una volta all'anno. Allora. Perciò per questi pochi giorni che comunque siamo qui non penso che oscuriamo proprio tantissimo. È una cosa per tenere l'armonia, insomma, un po' il paese. Ed è bello. Ed è bellissimo. Quindi non diamo fastidio ai commercianti, non diamo proprio ai commercianti che stanno alle vostre spalle. No, assolutamente. No, e neanche roviniamo l'immagine della piazza? No, anzi, la abbelliamo. Arricchiamo la piazza così. Va bene, perfetto. Lì come si chiama? Lea. Da dove venite? Da Manfredonia. Ah, sì, è di qui. Sì, sì. Allora, buon Natale. Grazie, altrettanto. Grazie.